1000 chili di sigarette di contrabbando sequestrati dalla Guardia di Finanza a Napoli, arrestata una persona. Mattinata di scioperi ad Angri, studenti in piazza. Utilizzo fondi europei, bilancio annuale allo SMAU. All'Isis Leone di Nola, convegno su uomini d'onore e giustizia, ospite Franco Malvano. Scuola di giornalismo a Fisciano, sottoscritto accordo Università Banca Popolare dell'Emilia Romagna. Questi i nostri titoli, adesso un attimo di pubblicità. Vivere una favola spesso è più semplice di quanto sembra. Villa Minieri, all'esterno, 30.000 metri quadri di splendidi e curati giardini all'italiana. Sullo sfondo, la piscina crea un mood romantico e particolare. All'interno, le sale accoglienti e curate. E per le tue feste di compleanno, la discoteca, musica, luci e colori, per serate all'insegna del divertimento. Un giorno, un evento, il vostro. A Nola, villaminieri.it. Ben trovati dalla nostra redazione. Apriamo il telegiornale con l'ennesimo sequestro di sigarette di contrabbando operato dai finanzieri in provincia di Napoli. In particolare a Casalnuovo e a Pomigliano le Fiamme Gialle hanno scoperto e sequestrato 1000 kg di bionde e arrestato in flagranza un imprenditore napoletano. Il servizio. Lotta al contrabbando di sigarette nella periferia nord di Napoli. I finanzieri del nucleo di polizia tributaria tra i comuni di Casalnuovo e Pomigliano d'Arco hanno sequestrato una tonnellata di tabacchi lavorati esteri rinvenuta nella disponibilità di un imprenditore napoletano. Le sigarette, tutte marcate Yesmok, prodotte in Italia ma provenienti dall'Ucraina, erano stipate a bordo di un furgone riportante le insegne di una nota società di spedizioni, pronte per essere consegnate ad operatori del mercato clandestino partenopeo. Arrestato in flagranza di reato il responsabile, mentre sono stati sottoposti a sequestro quattro furgoni adibiti al trasporto del carico illegale, un'autovettura utilizzata come staffetta, nonché l'immobile dove avveniva il notevole trasbordo delle bionde. Il valore della merce è stato stimato in 100.000 euro, mentre i tributi doganali evasi ammontano a 190.000 euro. È morto la scorsa notte nell'ospedale di Campolongo di Eboli, in provincia di Salerno, Natalino Migliaro, di 33 anni, massacrato di botte da due sconosciuti incappucciati la notte tra il 4 e il 5 dicembre, mentre era in auto con la fidanzata sul litorale di Battipaglia. La fidanzata di Natalino Migliaro è stata violentata dai malviventi che hanno sorpreso la coppia nella loro auto dopo che si erano appartati. Hanno manifestato in piazza gli studenti delle scuole cittadine di Angri, si sono uniti al coro nazionale di protesta contro manovra economica e Jobs Act, chiedono una scuola nuova capace di offrire formazione e futuro. Vediamo. Una mattinata di scioperi, cortei, manifestazioni per protestare contro la manovra economica e il Jobs Act. L'Italia è scesa in piazza con una cinquantina di manifestazioni che si sono svolte in tutta la nazione. Disagi si sono registrati nel trasporto urbano a causa dello sciopero generale di oggi. I voli all'Italia cancellati su tutto il territorio nazionale sono stati circa 200, gran parte a causa del fermo dei controllori di volo dell'ENAV. Tre i cortei a Napoli per lo sciopero proclamato da CGIL e UIL e, secondo le organizzazioni, hanno partecipato 50.000 persone. Studenti in piazza anche ad Angri, con gli istituti superiori della città chiamati a raccolta per far sentire la voce della protesta delle nuove generazioni che chiedono una nazione capace di garantire futuro ai suoi cittadini partendo da una scuola migliore. Un corteo che ha sfilato per le strade della città con i giovani partecipi ai problemi del paese, di una politica che deve ritrovare una via d'uscita per offrire un futuro certo alle nuove generazioni, utilizzando la scuola per formarsi e per entrare nel mondo del lavoro. Carabinieri di Palermo e del Comando Antifalsificazione Monetaria di Roma hanno eseguito un provvedimento di fermo emesso dalla Procura palermitana nei confronti di 12 persone nell'ambito di un'operazione realizzata nelle province di Palermo, Napoli, Salerno e Cosenza. Un'operazione che fa luce su un'associazione criminale che importava dalla Cina euro in monete metalliche contraffatte di altissima qualità. Sequestrato un container con 306.000 monete da 1 e 2 euro per un importo di 556.000 euro.
Evento annuale di bilancio per Campania FESR 2007-2013, investiti oltre 2 miliardi di spesa certificata per il programma operativo regionale. Incontro alla mostra d'oltremare di Napoli. Gianni Amodeo. Punto di svolta significativo nei percorsi di utilizzo dei finanziamenti di Bruxelles nel quadro del programma operativo regionale della Campania per il settennio 2007-2013. Passaggio tradotto in investimenti per oltre 2 miliardi di euro con la correlata certificazione di spesa. Un obiettivo di articolata governance strutturata con congruità di criteri e realizzata al meglio, segnatamente nei settori strategici della ricerca scientifica e della innovazione tecnologica. Settori nei quali la Campania si colloca nelle prime posizioni di graduatoria in ambito nazionale ed è prima in assoluto nel contesto meridionale. La performance realizzata evidenzia non soltanto l'importanza del modello di nuova governance adottato dalla Regione Campania, ma si pone anche come piattaforma di riferimento degli obiettivi del POR Campania per il settennio 2014-2020. Un quadro di cui componenti basilari sono soprattutto le università con i centri di ricerca, oltre che le imprese in grado di essere competitive. Le valenze delle strategie praticate sono state presentate allo SMAU, alla mostra d'oltremare a Napoli. I fondi europei aiutano moltissimo. Noi abbiamo vinto una competizione per sviluppare dei prodotti qui in Italia piuttosto che in Francia, grazie al fatto che per i finanziamenti che abbiamo avuto dal contratto di programma siamo diventati molto molto più competitivi e i nostri partner, i nostri PMI sono diventati a loro volta molto molto più competitivi. Senza questo strumento molti o forse moltissimi progetti non sarebbero nati. I fondi europei per noi sono vitali, sono indispensabili perché noi grazie ai fondi europei riusciamo a rafforzare la nostra offerta post laurea, quindi abbiamo tanti giovani che restano qua a fare dottorati, ad avere assegni di ricerca, quindi riusciamo a tenere questi giovani vicini alla nostra università, ci aiutano anche nel rapporto con le aziende perché ci consentono di implementare dei modelli virtuosi in cui la connessione con le aziende favorisce anche l'inserimento nel mondo del lavoro di questi laureati altamente qualificati. Chiaramente c'è ancora molto da fare perché le situazioni di contesto sono molto difficili, il sistema industriale è in grande difficoltà e quindi abbiamo bisogno ancora più di noi, dobbiamo far molto, ma abbiamo bisogno ancora di più di aiuto. Quindi ci auguriamo che il futuro sia ancora migliore. L'innovazione parte nell'aerospazio, come sappiamo, ma poi esce da questi settori di altissimo livello per entrare in tanti settori importanti come quello della meccanica, meccatronica, dell'agroalimentare, perché il packaging è una delle forze del sistema agroalimentare. E quindi avere queste somme a disposizione, magari anche in fondi rotativi o piccoli fondi perduti, insomma, diventa fondamentale. Quello che però io dico sempre è che anche le start-up devono capire che devono fare dei cluster, cioè devono mettersi insieme, perché piccolo e bello non è più vero. È vero che bisogna saper stare insieme da piccoli. E quindi questa cultura, diciamo, che deve andare oltre questo nostro individualismo, questa nostra anarchia, questa autoreferenzialità che poi diventa provincialismo. Insomma, questo è l'auspicio che io, ed è quello che dico sempre, diciamo, a tutti i ragazzi. Poi abbiamo fatto il Starting Up, che alcune hanno avuto successo, sono state adottate dal sistema Confindustriale Nazionale, che è AdottUp, e molte di queste cominciano a diventare di grande interesse per piccoli e medi. Anche il nostro presidente Squinzi usa moltissimo questi segmenti di grande innovazione. Nel campo nomadi di Scampia, dove vivono tra degrado e promiscuità circa 2000 rom e nomadi di varie etnie, è cominciata la demolizione delle baracche abusive in muratura, circa 300. Le ruspe sono protette da carabinieri e polizia municipale. Le baracche, da cui si sprigionano roghi tossici, sono sparse su un'area di circa 10 chilometri tra Scampia e Melito. Chiediamo lo sgombero del campo, ha detto il presidente dell'ottava municipalità, Angelo Pisani, che si è battuto per le demolizioni.
L'ex questore di Napoli, Franco Malvano, è stato ospite all'Isis Leone di Nola per il convegno Gli uomini d'onore sono di giustizia. Partecipazione e interazione con gli studenti presenti sulle tematiche anti-usura ed anti-racket. L'estorsione, conosciuta anche come racket o pizzo, e l'usura sono forme di criminalità che minano alle fondamenta le possibilità di crescita e sviluppo di una comunità e più di altre alimentano il potere dei gruppi criminali sul territorio. Queste le principali tematiche del convegno tenutosi presso l'Isis Leone Nobile di Nola, con ospite l'ex questore di Napoli, ora commissario regionale anti-usura ed anti-racket, Franco Malvano. Nell'aula magna dell'istituto sono state molte le domande degli studenti, che hanno seguito con attenzione e partecipazione gli interventi e gli aneddoti del dottor Malvano, che ha focalizzato il dibattito sulla cultura della legalità, che parte dal basso, ovvero dalle piccole cose, dai gesti quotidiani, dal nucleo familiare e dal gruppo di amici. Gli uomini di onore lo diventano perché sono economicamente forti, riescono a intimidire, riescono a controllare il territorio, riescono con i loro traffici ad arricchirsi. C'è un solo sistema, non tanto l'arresto, l'ho detto prima. Gli arresti, se il potere economico resta intatto, serve molto poco, perché i camorristi mettono in conto il fatto di poter essere arrestati, non mettono in conto il fatto di perdere i loro beni accumulati illecitamente, di rimanere nudi come la madre li ha fatti nascere. Quindi il contrasto forte che va fatto è quello di togliere i beni, non solo, ma riutilizzare i beni, perché sulla fase dei sequestri e delle confische si fanno dei passi avanti, non si fanno dei passi avanti però per quanto riguarda il riutilizzo dei beni confiscati, e questo è una nota dolente. Ma guardi, i giovani si avvicinano alle tematiche quando vedono che lo Stato esiste, quando vedono che lo Stato presenzia, che lo Stato non è corrotto, che lo Stato fa gli interessi delle comunità. Parlo di Stato in generale, ma la politica è quella che dovrebbe dare questa lezione, che purtroppo non spesso, lo stiamo vedendo negli ultimi tempi, sono lezioni che non dà, anzi dà solamente immagine negativa. Vedi il fatto di Roma, vedi il fatto di Milano, l'Expo di Milano, vedi il fatto di Venezia, ma vedi anche i fatti che leggiamo tutti i giorni per quanto riguarda la Campania, perché non è che siamo esenti. Per quanto riguarda il racket e usura, è importante invece che vi sia la solidarietà delle associazioni, quindi di tutti, e l'utilizzo di tutti quegli strumenti che ci sono adesso e che non c'erano tanti anni fa. Io mi ricordo negli anni, fino agli anni 70, dirigevo la sezione anti-estorsione a Napoli e non c'era un commissario regionale, un commissario nazionale anti-racket, non c'era le associazioni anti-racket, non c'era l'attività che fanno le parrocchie, importantissimo, non c'era la costituzione di parte civile da parte di comuni, da parte delle associazioni, non c'erano quelle forme di ristoro che la legge prevede, cioè la vittima di estorsione che subisce danni può essere ristorata con risorse che vengono date dal Ministero dell'Interno, non c'erano i fondi di prevenzione anti-usura che servono per garantire un minimo boccate di ossigeno a chi è vittima dell'usura. Ci sono altri strumenti, accordi che vengono fatti con le banche, e qui è un po' un'altra nota dolente, l'accesso al credito che le banche a volte consentono ai camorristi e non consentono alle persone che ne hanno necessità, pur se sono garantite da Confidi, che sono quel tipo di associazioni che accompagnano le persone per l'accesso al credito. La scuola statale secondaria di primo grado a indirizzo musicale Ferraiolo Capasso di Acerra ed il Comune intitolano a Michele Liguori l'auditorium, che sarà inaugurato lunedì prossimo 15 dicembre alle ore 16.30, ad un anno di distanza dalla morte del vigile urbano che ha combattuto le ecomafie e denunciato lo sversamento illegale di rifiuti. A tagliare il nastro la dirigente Anna Maria Criscuolo e il sindaco Raffaele Lettieri, con la benedizione del vescovo Antonio Di Donna. Avvicinare il mondo della ricerca a quello del lavoro è l'obiettivo dell'Università di Salerno, che ha raggiunto un accordo con la Banca Popolare dell'Emilia-Romagna per dare un indirizzo economico al corso di studio per giornalisti. Il servizio.
Un accordo per avvicinare il mondo della ricerca a quello del lavoro, inserire un indirizzo economico al corso di studio per giornalisti della scuola. Questi principi che hanno sancito l'accordo tra l'Università di Salerno e la Banca Popolare dell'Emilia-Romagna. L'accordo ha un fondamento culturale che si estrinseca nella reciproca volontà di dare risposte forti e immaginare sforzi congiunti rispetto al contesto generalizzato di crisi. Nella sala del Senato accademico del campus di Fisciano, la sottoscrizione dell'intesa tra il rettore Aurelio Tommasetti e il direttore generale della banca Antonio Rosignoli. Sì, la novità sta proprio in questo, secondo me, perché abbiamo voluto fare questo accordo di collaborazione non solo da un lato esclusivamente economico. Fra parentesi, non finanziamo la scuola di giornalismo, ma la banca interverrà con gli studenti e le famiglie che questa scuola di giornalismo vorranno frequentare. Dall'altra parte, proprio perché c'è bisogno di un maggior approfondimento, una maggiore istruzione dal punto di vista economico, che oggi purtroppo è un discorso che ritroviamo su testate giornalistiche specializzate, non su televisione, su tutto un po' il media di questi tempi. Volevamo dare un contributo esperienziale, un contributo di grande consulenza e istruzione sul campo, dal vivo. Quindi nell'accordo sono previste delle ore di formazione front-end sul campo, poi vedremo di suddividere fra la nostra direzione su ad Avellino e i locali dell'università, dove a turno, a seconda delle specializzazioni, i manager della banca parleranno di credito, parleranno di scenari di mercato, parleranno di policy creditizie, parleranno di regulators, parleranno di BCE, che, dove in tanti giornali, in tanta comunicazione si vede questo riporto, no? Questa banca centrale europea, cosa faccia e cosa faccia veramente non è poi così chiaro ai tanti. Il nostro contributo vuole proprio essere questo, un contributo di una banca sul territorio, per il proprio territorio, e Salerno è il nostro territorio. Sì, oggi abbiamo parlato di questo accordo, abbiamo sottoscritto l'accordo con la Banca Popolare dell'Emilia Romagna, un accordo importante perché, come ci hanno riferito, è il primo accordo che loro fanno con un'istituzione universitaria a sostegno di un corso di studi, nel caso di specie nostro, della nostra nuova scuola di giornalismo. A breve avremo il bando, però oggi noi sottolineiamo l'importanza strategica di questa partnership con la banca, perché ovviamente per noi c'è utile, sia perché la scelta che abbiamo fatto, che è quella di non finanziare la scuola ma di finanziare direttamente i nostri allievi, che vedranno quelli che beneficeranno delle borse di studio messe a disposizione della banca, ma ci metteranno a disposizione le proprie competenze, perché uno dei profili che tratteremo nella nuova scuola di giornalismo sarà il profilo economico, e quindi le competenze che una banca ha da questo punto di vista in termini di esperienza, di potenziali docenti, di potenziali laboratori che si possono attivare, e poi ovviamente sarà sede di stage e tirocini utili, io credo, anche nella crescita poi professionali di coloro i quali si cimenteranno nella nuova scuola di giornalismo. Noi ci crediamo molto nella scuola, abbiamo chiesto di intesa col direttore Elia, che storicamente ha portato avanti con successo questa iniziativa, di fare della scuola di giornalismo una scuola di Ateneo, quindi avere anche una responsabilità diretta da parte del rettore come responsabile scientifico e del direttore come amministrazione, proprio perché ci teniamo, che sappiamo delle difficoltà che affronta il settore del giornalismo, ma siamo convinti anche che da Salerno possa partire una risposta, un'offerta formativa più completa, che possa anche dare soddisfazione ai nostri giovani. E questo è il nostro ultimo servizio, il telegiornale termina qui, a tutti voi grazie per averci seguito, arrivederci. A tutti gli sposi, offerte eccezionali da Tufano Arredamenti. Camera completa con letto contenitore a 990 euro. Parete moderna, vari colori, a 649 euro. E parete attrezzata a 949 euro.
Cucina 3 metri lineari con elettrodomestici classe A, euro 1250. Cucina componibile metri 3,60 completa di elettrodomestici classe A ad euro 1890. Vetrina a 1590 euro. Tavolo allungabile fino a 2 metri a 249 euro. Madia moderna a 299 euro. Divano letto Doris a 649 euro. Divano angolare a 1090 euro. Camera contemporanea a 3490 euro. Inoltre, per acquisti superiori a 2000 euro, weekend per due persone presso il complesso turistico Villa Verde Eventi. Tufano Arredamenti, 10.000 metri quadri di convenienza, a Saviano, in Piazzale Ferrovia.